Queste sono le immagini della Virtus Teramo, ma fra qualche istante vedrete scorrere altre immagini particolarmente significative ed importanti perché fanno riferimento alle immagini di questi giorni terribili che ci hanno imposto alcune domande. In primis, si va in onda o non si va in onda con Supergoal? Sono sincero, se non ce lo avessero chiesto veramente in tanti e se nella redazione di Super J non ci fossimo quasi equamente divisi sul sì o sul no e fosse dipeso soltanto da me, ci saremmo presi una settimana di silenzio. Chiedo gentilmente ai miei colleghi in regia se è possibile sostituire questo video con il video della cartolina musicale che abbiamo mandato nel telegiornale. Quella dura, quella che ci racconta delle immagini crude di questo fine settimana. Perché da lì è nato il dilemma, andiamo in onda, non andiamo in onda, sì o no? Qualche istante, scorreranno, però a me piace raccontarvi perché siamo in onda questa sera, perché le immagini che fra poco vedrete sono immagini ovviamente molto forti. Per non tenerne conto e per non pensare che a pochi chilometri da noi, a pochi chilometri dalla nostra sede, c'è gente che sta soffrendo il freddo e le pene dell'inferno. E non parliamo d'altro, non facciamo riferimento a Rigopiano. Ma c'è un rovescio della medaglia, c'è chi vuole divagare, pensare ad altro, far finta di tornare alla normalità. C'è chi intende anche soltanto immaginare che tutto faccia parte oramai del passato, anche perché così non è. E ci siamo detti perché disilluderli? C'è chi intende ad esempio riflettere sul Teramo che non ha giocato e che non ha ancora ultimato la campagna di rafforzamento, soprattutto in attacco, e che deve prendere coscienza di due aspetti, secondo me più o meno acclarati, e cioè che il Fano è la squadra più debole del campionato oggi. È che il Forlì oggi vale più del Teramo, che pure vinse quella partita in terra di Romagna, una partita nella quale però andò tutto benissimo. C'è chi vuole riflettere sul San Nicolò, che mercoledì a Fermo secondo me si giocherà molto nella lotta al vertice, pur dovendo recuperare un paio di gare, pur avendo osservato il turno di riposo. Insomma, puntare ad ottenere un bel pari a Fermo non sarebbe una cattiva cosa per la squadra di Epifani. C'è poi chi ha poco da riflettere e molto da interrogarsi sulla Virtus Teramo e le immagini che avete visto prima non a caso saranno oggetto di una scheda più avanti, che cambia allenatore e che poi caccia 9 giocatori, alcuni importantissimi, che si erano sentiti in dovere di disertare un allenamento contro l'avvento di un nuovo allenatore, Daniele Fanì, a discapito dell'esonerato Guerino Capitanio. Come dire, non comanda la società qui, ma comandiamo noi. Insomma, è un po' questa la sintesi di quella protesta clamorosa, che resta di una gravità assoluta. Più o meno parleremo di queste cose con Marco De Antonis, addetto stampa del Teramo Calcio, che saluto e ringrazio, anche se ho avuto il piacere di saperti con noi non più tardi di 2 ore fa. Eh sì, sono ore un po' frenetiche per tanti aspetti, insomma. Però grazie per aver accettato il nostro invito. Il direttore generale della Virtus non poteva mancare, chi in questo momento di risposte e spiegazioni ce ne dovrà dare, Roberto Cocca. Buonasera. Grazie Roberto. E poi c'è un uomo che di calcio ne mastica e che ne ha vissute di tutti i colori e che fra le sue tante storie calcistiche mi raccontava, tanto per stare nella stretta e triste attualità di questi giorni, che lui in quell'hotel a Rigopiano ha fatto un ritiro quando era allenatore del Penne. Parlo di Tonino Valbruni. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie mister per essere con noi. Allora, dicevamo tanti i temi, chi vuole, come sa, può interagire scrivendo al 391-3355-749. Consentitemi di dire ai più, non mi rivolgo a nessuno in particolare, ma a tutti quelli che dimenticano che quando si dirama un comunicato stampa gli organi di informazione della città sono più d'uno. Non dico che siamo solo noi, ma noi ci stiamo. E aver letto di comunicati stampa, per esempio, tanto per non fare nomi, visto che non si sono firmati se non i soliti 9 o i 9 dissidenti o qualcosa del genere, della Virtus Teramo, averli letti su alcuni siti e non su tutti, e non avendo ricevuto nulla
da parte loro in questa redazione, mi corre l'obbligo di dire loro che la prossima volta, semmai ci sarà un altro comunicato stampa, vi saremmo grati se il nome di Super J, redazione @superj.it, fosse inserito nella vostra mailing list, se mailing list è. Allora, Valbruni, tre elementi importanti. Teramo che ha cambiato tanto, non troppo, ma che manca in attacco. San Nicolò in una fase cruciale del campionato, Virtus Teramo che stasera farà parlare molto a Supergol. Ma iniziamo col Teramo, penso. Sì. Il Teramo sta facendo una campagna acquisti con giocatori abbastanza importanti che poi devono verificare su un assetto tattico di squadra se sono gli elementi giusti. Per quanto riguarda il mediano mezzala Spighi, è un giocatore che ha già vinto un campionato l'anno scorso, diciamo, con la SPAL, è un giocatore abbastanza importante, anche se nell'ultimo mese è stato messo fuori squadra per aver rispettato il codice etico. Adesso va di moda, dico. Sì, cioè, non aver rispettato il codice etico. Sì. Però è un giocatore che il Teramo l'ha preso, un giocatore importante. Poi c'è Baccolo, giocatore che stava a Catanzaro, un giocatore che lo stesso Tedino a Pordenone quest'estate aveva fatto richiesta, giocatore che è tecnicamente molto valido, giocatore manca solo nella fase di interdizione proprio non ce l'ha per niente, molto veloce, bravo veramente, perché adesso bisogna vedere, considerando se ha superato quell'infortunio, ma penso che è stato dato l'ok dalla parte medica del Teramo, quindi è un giocatore. Amadio non lo discutiamo perché Amadio lo conosciamo tutti. Poi c'è l'ultimo, diciamo, il quarto. Per quanto riguarda il terzino Imparato, è un terzino che lo stesso Eziolino Capuano voleva, diciamo, l'ha portato a Catania anni fa. E lo stesso Bucchi dalla Torres se l'è portato a Macerata, per cui l'anno scorso ha disputato ben 33 partite, per cui è un giocatore molto valido, e lo stesso Bucchi se l'è portato a Perugia. Quindi quando un allenatore si porta un giocatore, evidentemente ha delle grosse qualità, un giocatore di esperienza, un giocatore che è stato anche a Salerno, è stato a diverse squadre di Lega Pro, per cui un giocatore importantissimo. L'ultimo acquisto è stato il portiere, per quanto riguarda Rossi, che è dovuto per problemi familiari tornare alla massima vicinanza, vicinanza. Non ci sono dubbi, però ho l'impressione che questo sia più bravo. Sì, lo dico tanto. Vabbè, questo per... Brandaud è un giocatore che innanzitutto stava sul mercato, lo voleva Meluso a tutti i costi a Lecce. È un bel portiere, sì. Quindi lo voleva Meluso a tutti i costi a Lecce, perché diciamo un giocatore, diciamo, con delle grosse qualità. 1,92, un portiere di un certo livello. L'anno scorso, diciamo, è stato molto decisivo. L'unico errore che fece lo scorso anno fu a Macerata, dove fu molto incerto, però bravissimo sulle uscite, perché la stazza stessa, insomma, mi sembri abbastanza fiducioso. Ma io riconosco fiducioso. Tutto, io la Lega Pro dilettante, non ci sono dubbi, dico, ma essere... mi sembri abbastanza fiducioso al momento innesti. Sì. No, per quanto riguarda gli innesti sono abbastanza fiducioso, anche se dico sempre che io parlo sempre del mediano, che ti manca l'interdizione, giocatore quello che morde. L'interdizione, perché Baccolo tecnicamente non si discute, velocissimo eccetera, però è un giocatore, io l'ho visto fare un gol con la Cremonese, il gol della vittoria, è stato veramente diciamo un giocatore fortissimo, però gli manca questa interdizione. Però considerando che ha giocato anche con la nazionale under 16, under 17, ha delle grosse qualità. Allora ti devo fermare su questo, perché tu mi hai dato un giocatore in più che lui non ha ancora ufficializzato, e che è il portiere, che non mi sembra che... è stato ufficializzato alle 18, quando io ero oggi altrove. Sì, ho capito. Questo... come da accordi con la SPAL abbiamo fatto una comunicazione congiunta, quindi alle ore 18. Adesso si aspettano le ufficializzazioni del difensore centrale ex maceratese.
Sì, credo che ci saranno altre operazioni. Ci saranno, fino a quando non c'è il nero su bianco, se ho imparato tu qualcosa, non puoi scrivere, è questo. Certo. No, no, ma nel senso che fino a quando non c'è il nero su bianco, parlare prima di possibili ufficializzazioni è, secondo me, è fuorviante. Quindi possiamo fare sicuramente un riepilogo di quelli che sono i movimenti di mercato. Perché sono questi. Sì, 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 sono 6 cessioni praticamente e 5 arrivi, quindi le 6 cessioni sono appunto Dorazio, quella di Rossi, di Orazio, poi ancora di Forte, di Jefferson, di Petterman e di Cericola, che è stato il primo a andare via. E poi invece tra gli arrivi appunto c'è il nuovo portiere che è fresco di giornata, quindi Branduani, poi abbiamo un difensore che è imparato e poi abbiamo i 3 centrocampisti che sono Amadio, Spighi e Baccolo. Di questi 5 mi preme sottolineare, appunto proprio per la volontà della società di rinforzare questa squadra, che 4 provengono dalla Serie B, quindi penso che sia già questo un elemento abbastanza importante da rimarcare, più Baccolo che, come ricordava bene il mister, insomma ha un pedigree anche lui importante anche in maglia azzurra, quindi sicuramente deve uscire un Teramo rinforzato ma anche più motivato, perché adesso non è che solo il Teramo che si è rinforzato, anche se la campagna deve ancora terminare, perché deve perdere, sì, però ci sono altre squadre, ecco, tipo il Modena con Capuano che si sta rinforzando parecchio, il Forlì che da quando ha perso con noi poi le ha vinte quasi tutte praticamente. Guarda, le ha perso di fatto sbagliato partita, insomma, mettila come vuoi, solo col Teramo, sì, veniva poi già da una miniserie positiva col Pordenone, e poi ha ripreso col Pordenone 5-0, sì, però poi ha vinto, sì, in casa il Siena Moderato col Venezia, e ha vinto adesso col Padova, no, Venezia, Padova e Reggiana, quindi anche e vinceva 2-0 a Bassano, poi è successo, sì, 2-2, sì. Quindi voglio dire, dopo la sconfitta contro di noi poi è venuta fuori evidentemente una squadra che, a differenza di quello che si diceva magari, che era una squadra un po' allo sbando, in realtà invece è una squadra, come avevo visto a Forlì, una squadra più viva che mai, perché ho la fortuna di averle viste tutte dal vivo le partite, quindi squadra più viva che mai, una squadra secondo me che ha dei valori anche importanti e con cui ci giocheremo naturalmente in questa seconda parte di stagione, con il Forlì e con tante altre squadre lì sotto, la permanenza di categoria. Allora, sto per ascoltare Roberto, che avrà 3-5 minuti tutti suoi, per i pochi che non lo sapessero, però mi corre l'obbligo ricordare, poi abbiamo una scheda dedicata proprio a questa vicenda della Virtus, mi corre l'obbligo ricordare che la Virtus ad un certo punto del campionato decide di avvicendare l'allenatore. Sono sempre scelte difficili, talvolta possono apparire anche incongruenti, sbagliate, giuste, ma il calcio è così, e chi prende le decisioni è la società. Magari può, se ritiene giusto parlarne o meno, può decidere di cambiare l'allenatore. Fin qua credo che siamo nella norma. Quello che non è tanto nella norma, soprattutto non può esserlo nel mondo professionistico, perché rischiano situazioni pesanti, ma nel mondo dilettantistico, nonostante siamo nei dilettanti, non è molto nella norma che una squadra si metta contro la decisione della società. Io ricordo, non più tardi dello scorso anno, se la memoria non mi inganna, che a Controguerra in promozione avvenne la stessa cosa. Dopo l'esonero di Nardini la squadra si rifiutò ad allenarsi, però ci fu un conciliabolo e la cosa rientrò. Non mi sembra sia stato così in casa Virtus, dove la squadra decide, o per gran parte decide, di non accettare l'avvicendamento, quindi l'esonero di Capitanio, con un esperto della categoria qual è Fanì, perché la Virtus ha creduto nell'ingaggio di Fanì. C'è un allenamento, l'allenamento salta e la società chiede spiegazioni. Succede che? Hai detto quasi tutto tu. E sicuramente è stata una vicenda molto triste del calcio, penso a questo punto non soltanto regionale. È stata triste perché comunque penso che la migliore dimostrazione di un gruppo forte era andare in campo e salvarsi Pergurino Capitanio, piuttosto che diciamo mettere in discussione o comunque non avere un confronto aperto anche col nuovo tecnico, che comunque si è trovato in una situazione anche abbastanza complicata, e lo ringraziamo anche per aver deciso poi di continuare nonostante oggi siamo tra virgolette in emergenza di uomini.
tecnicamente penso che il professionista è la persona che, oltre a misurarsi costantemente con delle persone, è una persona che abbia dei valori e questi valori siano messi sempre con il compagno, siano messi sempre nella società. Quindi anche se tante persone comunque non fanno questo di lavoro e quindi non possono essere dichiarate ufficialmente dei professionisti, dal mio punto di vista uno deve essere sempre professionista nella vita. E la cosa che è dispiaciuta alla società è che comunque la società non ha avuto, diciamo, neanche la possibilità di poter vedere tutti quanti insieme. E quindi si è parlato un po' per comunicati. Noi abbiamo deciso di esonerare il mister Capitano, che ha fatto benissimo da quando è arrivato, perché grazie a lui si è vinto il campionato, per una questione di risultati, solo esclusivamente per una questione di risultati. Tecnicamente questa decisione si poteva ipotizzare anche qualche settimana prima, ma abbiamo voluto dare fiducia a tutto il gruppo, tant'è che nel mercato di dicembre non abbiamo fatto nessuna operazione in uscita dei giocatori del gruppo, che comunque oggi non c'è più. Quindi la fiducia da parte del presidente, da parte mia, c'è sempre stata. Non voglio ulteriormente alimentare polemiche, dico soltanto... Saranno inevitabili, Roberto. Sì, sono e saranno inevitabili. Io su questo non ci sono dubbi. Preferisco, diciamo, metterci anche la faccia, perché penso che in questo momento sia anche giusto poter rispondere a qualsiasi domanda che possa venire all'esterno, ma anche da parte vostra, perché la società ha sposato valori che vanno dalla prima squadra fino all'ultima categoria, ai pulcini, ai primi calci, eccetera. Quando sono venuti a mancare, penso che non è più giusto continuare tutti quanti insieme, perché comunque la retrocessione penso che sarebbe stata comunque un passaggio quasi obbligatorio, vedendo questa situazione. Quindi noi abbiamo intenzione di salvarci alla grande, sono sicuro che ce la faremo, però vogliamo salvarci in maniera onesta, chiara, e se c'è un problema parlarci e risolverlo. Uno dei più grandi problemi, lo chiedo a Valbruni, poi andiamo in pubblicità e sviscereremo bene questo argomento che sa quasi divertenza sindacale, passatemi il termine, che lo so che non è appropriato, però mi sembra quasi una vertenza più che un attestato che tale comunque per gran parte dei ragazzi che non ci sono più potrebbe anche essere nei riguardi del mister Capitano, ci mancherebbe altro, però mi sa tanto di... Allora, se tu la metti su questo piano, Valbruni, rispondimi e dimmi se la vedi anche tu così, sì. Vediamo chi è più forte. Se siamo più forti noi, che siamo tanti, a questo punto del campionato, o se tu, presidente, fai quello che vuoi. Mi sa un po' di guerra stupida. Rispetto, diciamo, sia le decisioni, diciamo, della squadra e sia le decisioni della società. Della squadra, perché si poteva tranquillamente fare un colloquio con il vecchio allenatore e pregando, come fece Nardini, che si consigliò con me e io gli diedi questo input. Bravo, sei stato bravo, perché era quello che si sarebbe dovuto fare. Secondo, io tutti gli allenatori che ho sostituito, e me ne vanto, sono rimasti tutti con me a salvare una squadra che aveva costruito lui. Alessandrina, però io qui non credo che sia contro, no, però dicevo, qui è contro la società. No, vabbè, Alessandrini ad Alberiatica, Repetto a Pianella, Macrini a Penne. Io ho voluto sempre gli allenatori che avevano costruito la squadra e assieme, perché gli volevo dare quel merito giusto che di una salvezza costruita assieme. Però questo è un mio punto di vista. Adesso non mi addentro a quello che è successo perché non ne sono al corrente. Però io dico, il tecnico stesso forse poteva essere chiamato assieme alla società e cercare, anche perché aveva lavorato bene ed era un suo gioiellino questa eccellenza. Sì. Quindi bisognava cercare di conservarla tutti assieme con il suo gruppo. I giocatori si sono sentiti in un momento di difficoltà come se avevano perso una guida importante, una guida
che aveva premiato questa promozione. Ma tu giustifichi questo atteggiamento? Ma no, non lo giustifico sicuramente, perché non si può dire, a me non è mai successo, dici che vai via tu e i giocatori. Io sono stato più intelligente degli altri forse, e ho cercato eventualmente di far rimanere l'allenatore con me, tant'è vero che ci spogliavamo assieme, parlavamo, si discuteva, la società lo teneva sul libro pack, e la prima cosa che ho fatto io era quello, io rimango, però tante volte bisogna essere decisi per le situazioni, perché quando si accetta un progetto si accetta il progetto tutti assieme. Mi è successo anche a Pineto, mandarono via Ciarrocchi, io ero responsabile del settore giovanile, io non l'ho accettato, perché avevo preso questo impegno di un altro ruolo e non mi sentivo di tradire un allenatore, e lui mi ha rispettato, ci siamo aiutati. Però è una situazione diversa. È una situazione diversa. Adesso, qui la situazione è estremistica, sì, sempre, però, per usare dei termini forti. Lasciamelo spiegare che è un momento in cui io società mi gioco le prossime quattro partite, e si riferiscono a due partite di una certa importanza, come si chiamano San Salvo e Martin Sicuro, due partite poi fuori casa. Beh, Martin Sicuro in casa. Io dicevo Martin Sicuro in casa e due fuori casa, sì. Il recupero con la River Chieti, la partita di Miglianico, stiamo parlando delle prossime, quindi una classifica difficile. Avrei fatto in tutti i modi per cercare eventualmente di ricompattare, okay, tutta la situazione. Roberto, ti senti di dire che la società, poi andiamo in pubblicità, siamo già in ritardo, abbia fatto tutto l'impossibile per riuscire a risanare la cosa, oppure, presa visione dello stato di fatto, ha chiuso le porte e non ne ha voluto parlare più? Io mi sento di dire che sicuramente, non credo che i giocatori abbiano fatto un'azione contro la società o che avessero qualcosa contro la società. Io penso che sia stato un atto ingenuo, legato molto a guardare la forza di quel gruppo, non il gruppo fatto di tutti i giocatori, perché comunque molti giocatori non hanno aderito a questa situazione. E vogliamo classificare, no? I nove che sono stati fra virgolette tagliati sono i nove di 20, 22, 23, di una rosa di 22, diciamo, 18 persone, diciamo, okay, esclusi i ragazzini della juniores. Ok. Quindi il 50%, sì. Okay. Per noi è un sacrificio poter togliere 9 persone, perché comunque se uno guarda materialmente il risultato, la salvezza, è comunque complicato, è una grande sfida. Sicuramente il presidente ed io siamo delle persone che continuamente al di fuori del calcio cerchiamo di vincere le sfide quotidiane, come tante altre persone. Secondo me noi a quel punto non è che c'era chissà cosa da riaggiustare, perché si era già rotto il giocattolo, e dal mio punto di vista, quando si rompe un giocattolo, poter ripartire, ci possono essere sempre delle situazioni spiacevoli. Nel comunicato ho letto dei nove, non ho letto dell'ex o del direttore sportivo. È fuori anche il direttore sportivo? Il direttore sportivo si è dimesso prima che succedesse, okay, tutto questo, quindi tecnicamente lui non entra nel merito, quindi lui si è dimesso dopo che è stato esonerato l'allenatore. Ok, quindi in chiara contrapposizione all'operatore della società, questo possiamo dirlo. Lo stai dicendo tu. Beh, questo sembrerebbe essere abbastanza lampante. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e poi seguiremo un servizio che ci ricostruisce questa vicenda, perché insomma, di questa vicenda, in una trasmissione tipo la nostra, che per la Virtus, per il San Nicolò, per il Teramo Calcio, tiene conto dei fatti di stretta attualità, oggi ci sono la gara di Fermo, il mercato del Teramo e il fattaccio Virtus. Rientreremo con quel servizio dopo la pubblicità. Una squadra cambiata radicalmente, la Virtus Teramo, un programma societario cambiato radicalmente, sul quale si potrebbe discutere e dire che la dirigenza ha progettato una villetta unifamiliare e strada facendo ha pensato che la stessa potesse diventare un residence con pochi accorgimenti. Se ne potrebbe parlare, ma a farlo
tutti dovrebbero essere e non le maestranze che avevano lavorato su quel progetto, su quello originario. Insomma, Filippo Di Antonio, il presidente, e Roberto Cocca, il direttore generale, potrebbero aver fatto una scelta sbagliata e non congruente, esonerare Capitanio. Ma scioperare, cioè non presentarsi agli allenamenti per protesta, anche prendendo per buono l'attaccamento all'ex allenatore, non è atteggiamento rispettoso nei riguardi di chi il rispetto assoluto avrebbe strameritato, anche dinanzi ad un possibile errore ancora da verificare. Giusto l'esonero di Capitanio? Giusto l'ingaggio di Fanì? E chi può dirlo? Sarà il campionato a dare risposte e sarebbero state esaurienti se fosse stato portato a termine dagli stessi che fino ad oggi hanno deluso le aspettative, nessuno escluso, direttore sportivo incluso. Ma visto che la società ha avuto la forza di rompere con tutti i dissidenti, detto tra virgolette, allora bisognerà verificare se si retrocederà con i ragazzi in campo o se ci si salverà con una squadra rifatta in corsa tra mille e una difficoltà. Resta certa una cosa: quante società sarebbero state in grado di rischiare tutto pur di non cedere ad un'azione di forza di gran parte dei giocatori? Non tutti, attenzione, quasi tutti, con tutti i rischi connessi. La Virtus Teramo l'ha fatto e non vi nascondiamo, con un pizzico di simpatia in più per questa squadra, da oggi lo nutriamo e lo nutriremmo anche se dovesse giocare il prossimo campionato di promozione. Pensiero. Voglio ascoltare però il pensiero di uno che è fuori dalla mischia in questo momento, che è Marco De Antoni, suo uomo di vicende calcistiche, professionistiche, ma anche dilettantistiche. Voglio chiedere a lui appunto che cosa ne pensa. Ma credo innanzitutto, in primis, come ricordava anche il mister Valbruni, che quando si è all'esterno della vicenda è sempre difficile giudicare. Quindi noi siamo esterni in questo momento, non conosciamo bene quella che è la situazione, quelle che sono le dinamiche che hanno poi spinto una società seria come la Virtus Teramo poi a pianificare questa sorta di repulisti, no? Questa rivisitazione profonda dell'organico, perché il 50% della rosa penso che sia un dato roba importante seria, soprattutto se rapportato in un campionato dilettantistico di eccellenza a fine gennaio, perché non siamo magari ai primi di dicembre, quindi a fine gennaio è già un discorso credo un po' differente per quelle che sono le mie nozioni su questi campionati. Quindi è una scelta coraggiosa, però non mi sento naturalmente di schierarmi da nessuno dei due fronti, non perché, ti chiedo questo. Perché non saprei sinceramente quelle che sono poi quello che è il pregresso, quelle sono le dinamiche che poi hanno spinto la società e i tesserati ad attuare questo tipo di strategie. Sicuramente è una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto in questa fase del campionato. Torino, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi torno da Cocca e diamo spazio anche ai messaggi, anche di gente che vicina o più o meno vicina alla Virtus intenda dire qualcosa, poi ovviamente andremo al Teramo. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma niente, l'azione di forza della società è stata coerente, diciamo, hanno deciso, hanno fatto questo comunicato, hanno tolto i giocatori, eccetera. Evidentemente, ripeto, questi giocatori si sono sentiti forse aver vinto un campionato, perché si è rotto un giocattolo importante, un giocattolo familiare, da quello che sentivo, sì. Ecco, un giocattolo veramente familiare, dove sia il direttore sportivo sia il direttore generale, il presidente eccetera, spesso andavano a cena, si ritrovavano, c'è stata la festa diciamo del periodo natalizio, quindi sì, sì. Era un gruppo compatto, un gruppo bello. Un peccato che si sia rotto questo giocattolo, perché obiettivamente adesso andare sul mercato, che si sono chiuse diciamo le liste a metà dicembre, trovare giocatori svincolati, giocatori professionisti che scendono di categoria, di due categorie, sì, che scendono di categoria diciamo pesantemente, è difficile trovare qualche giocatore che si vuol tenere in condizioni fisiche e allora va a giocare diciamo con la Virtus per cercare eventualmente il prossimo anno di accasarsi con qualche squadra importante e cercare di mantenere il ritmo gara. Io dico che
tenterei ancora di ricucire, questo è un mio pensiero personale. Bene, che mi piace la tua chiave di lettura. Consentimi solamente di dire ai telespettatori attenti che durante la nostra trasmissione, un paio di minuti fa abbiamo avuto un blackout in sede, non ve ne sarete accorti se non qualche inquadratura memorizzata che è saltata. Ringrazio Marco Pediconi e Giancarlo Rapagnà perché forse i più distratti sono anche riusciti a non accorgersi di nulla, però sappiate che abbiamo avuto un blackout di pochi secondi proprio nella sede. La regia attiene, ma qualcosina salta inevitabilmente. Roberto, adesso abbiamo messo altra carne al fuoco, cioè, per esempio Valbruni chiude dicendo: io mi augurerei per il bene della Virtus che magari qualcosa possa ancora accadere a vantaggio della causa, insomma, mi sembra. No, a me dispiace per le persone che sono... Ma tu consideri veramente chiuso e strachiuso l'argomento? Perché dovremmo analizzare il futuro in maniera diversa. Io penso che quando parliamo di gruppo si parla di un insieme di persone che rispettano le regole e hanno rispetto anche nei confronti degli altri compagni di squadra. Quindi se le regole non ci sono, sono venute a mancare, non arriverà neanche il risultato. Comunque peggio di prima. Peggio di prima, perché comunque si creano ancora più attriti all'interno. Anche all'interno, perché c'è chi ha condiviso e chi non ha condiviso. Io lo scorso anno ero il capitano della Virtus. Sono una persona esterna che non sa come funzionano gli spogliatoi. Io ho giocato a calcio a buoni livelli, mi sono divertito, se possiamo così dirlo, non qui, la maggior parte l'ho fatto fuori da questa regione, e quindi io so perfettamente cosa significa sia per un allenatore che arriva e sia per un presidente che riceve che non vede nessuno al campo, dopo che comunque ha investito e continua a investire tantissimi soldi. Quindi prima di tutto, al di là di quello che è stato, siamo andati fuori dalle regole di un sano spogliatoio e dello sport. Questo è vero, questo è l'aspetto peggiore di questa vicenda, perché Torino è vero a quello che dice Roberto, e cioè ipotizzando anche che il giocattolo è un giocattolo da rattoppare, con uno spogliatoio comunque a quel punto ufficialmente diviso, pur giocando sotto la stessa casacca, perché c'è chi ha detto no e c'è chi, secondo me, da professionista ha accettato la scelta. È giusto tutto quello che è stato. Io sono interessato perché il presidente ha speso, mi riferisco a quello che dovrebbe fare il presidente, sono interessato perché ho speso economicamente per fare il salto di categoria, per cui accetterei una situazione, diciamo, di difficoltà per poi prendere le decisioni a fine campionato. Perché il saggio Valbruni la pensa così. No, io devo salvare i giovani o i meno giovani. Noveni, sì, sì, però i più io giovani non sono, di noi, però non sono meno sono giovani. Anche molto più irruenti e forse anche più veri nelle scelte che fanno. Sì, ma tante volte. Perché sentire un'obiezione tipo la sua ti racconto, è inoppugnabile. Cioè, tu immaginati, Micolucci. Il capitano, aiutami. L'ex capitano o il capitano? Il giocatore più rappresentativo Cini. Di questa squadra con Micolucci e Cini, no? Sì. I Cini, i Micolucci si sono presentati agli allenamenti. Cioè, voglio dire, sì, però, i Cini e i Micolucci che accettano, sì, le situazioni della società, sì, però, in rappresentanza di, sì, altri, ma, ragazzi che, sì, hanno detto: sto pensando a Maranella, no, ma che ha fatto 5-6 gol, no, e che al suo posto. Stiamo, cioè, parlando di giocatori. Tornano, no, però stiamo parlando di giocatori che sono professionisti. Non è che stiamo parlando di giocatori abituati ai dilettanti. Però Tonino, questo dovrebbe far pensare. Sì, però il giocatore professionista. È andato via Zauli, non è che sono andati via i giocatori, ecco. Però il giocatore dilettante, e cosa si intende proprio il giocatore? No, il giocatore dilettante io lo intendo che sono giocatori che hanno delle grosse qualità, mi riferisco ai vari Pigliacelli, giocatori che potrebbero giocare in Serie B, in Serie C, non giocano in Serie B, in Serie C perché hanno delle limitazioni, di condizione possono essere anche limitazioni
sono dilettanti. Io sono stato una mentalmente vita, dilettanti. Io sono stato una vita nei dilettanti. Quando c'è stata la possibilità, mi riferisco quando sono stato chiamato a sostituire Liano Taresco, c'era ad un certo momento la società che voleva la società, il giocatore voleva l'altro tecnico. Però io ho fatto il mio lavoro con intelligenza, perché avevano mandato via Di Giuseppe, volevano mandare Di Giuseppe direttore sportivo, cioè io l'ho fatto rimanere, l'ho pregato di rimanere, alla fine mi ha dato ragione. Tonino, però qui non è così. Sì, però perché qui si potrebbe correre un solo rischio, sì, in più, però, sai quale? Quello che Fanì diceva, ecco, di questo devo dire che apprezzo molto la coerenza di un allenatore non di primo pelo, peraltro, di Fanì, perché Fanì si ritrova in una situazione molto diversa da quella che doveva essere, eppure sta al suo posto. Sì, capito? Io, non è, ripeto, stato Fanì l'ago della bilancia, sì, che però, come te è riuscito, no, a fare lì, cose. Io presidente, ho trattato benissimo tutti questi ragazzi. Devo essere capace di fare altrettanto, perché rischio io. Una retrocessione non è mai bella. Perché una retrocessione. Che chiave addirittura gli diamo invece a questo aspetto? Perché è l'aspetto che più mi incuriosisce. Sono d'accordo, posso con dire, quello che posso, dici. No, però aggiungo, nonostante questo, no, ma volevo, si è sentito tradito, no, diciamo la verità. Sì, sì, lui però, si è sentito, però tradito. Sono un padre, sono uno che dirige l'azienda. Il presidente è uno che dirige un'azienda, si è formato da solo, sicuramente è un imprenditore importante. Però si prende singolarmente il giocatore. I nove che andavano via, che non sono presenti, li vado a trovare io. Roberto, sei d'accordo? E voglio sentire oppure le motivazioni. Oppure questa cosa magari è stata fatta e non ha sortito effetti, o non è stata fatta perché non è stata voluta fare. Io, spiegaci, tanto sei qui, credo che sia giusto che la gente sappia. Io penso che... Anche, scusami, sì, e poi non ti interrompo, anche perché stiamo sottovalutando un altro aspetto. Il movimento giovanile della Virtus Teramo, io non voglio equipararlo a nessun altro, ma voglio dire che è così tanto numeroso e variegato, e non a caso è anche una polisportiva, che dietro alla prima squadra c'è un mondo, sì, di genitori, di giovani, di bambini, di... Valde, cioè, un dicendo... esempio lo dobbiamo dare o non lo dobbiamo dare? Valde, anche hai, questo hai mi detto una io. Cosa importante, però io, responsabile, devo sapere il è perché, il perché posizione. Sono stato tradito. Io... Li prendo singolarmente, okay, perché tu non vuoi, non ti sei presentato? Chiarissima la tua posizione, ascoltiamo il direttore. Ma io poi andiamo con un po' di messaggi in regia, grazie. Ho sentito retrocessione, si retrocede. Io innanzitutto penso che... comunque noi abbiamo un'ossatura che con qualche integrazione che arriverà ci possiamo salvare e ci salveremo. Cosa che comunque oggi i risultati non ci danno, cioè oggi non beh, siamo. Beh, dirlo è coraggioso. Non è, oggi non no, siamo. No, detto si rischia. Oggi la classifica comunque non è che siamo assolutamente nei playoff, ma in ogni caso se fosse successa la stessa cosa anche in una posizione di classifica differente avremmo fatto la stessa cosa per coerenza e soprattutto perché... Ripeto, il presidente ha dei valori importantissimi. Tutte le persone che hanno conosciuto il presidente sono rimaste entusiaste di quello che lui fa e di quello che lui dice, non soltanto con le persone che giocano, ma anche con i familiari. E questa è una cosa che nel calcio non succede, e ve lo metto per iscritto. Non è una sviolinata al presidente, perché io il presidente l'ho conosciuto quando la squadra era in seconda categoria, e come era in seconda categoria, così è oggi. E così sarà se un giorno arriverà in Serie B. Non è un problema di natura di risultato, il risultato è sempre la conseguenza di un'azione. Se le azioni vengono fatte in un certo modo, i risultati arrivano. Oggi, se i risultati non sono arrivati, abbiamo anche noi delle responsabilità come società. Nel momento in cui la società fa una mossa che ci può stare, che è quella di esonerare l'allenatore, certo che ci non può stare. Andare al campo e non trovare nessuno. No, stop. Su questo quindi... sono d'accordo, è un paradosso questo è un vero paradosso. Tonino, come parziale giustificazione, dice siamo noi dilettanti, è una dilettantata, passatemi un aggettivo che non esiste. No? Io con qualche giocatore mi sono sentito con qualcuno dei nove e ho detto questo, il problema è che non è stato fatto con cattiveria ma per una dilettantata che ha mancato di rispetto nei confronti di tante persone. E siccome vogliamo essere dei professionisti, anche se facciamo l'eccellenza, che è comunque a un passo dalla Serie D, quando si fanno quattro allenamenti già è professionismo. Sì, quasi. Sì.
E quando c'è un campionato a salvarsi o a retrocedere, per me è professionismo. Quindi è normale che se faccio gli amatori. Ma... Roberto, posso dare una chiave di lettura, poi andiamo ai messaggi, anche se stasera che pensavo, insomma, siamo già in ritardo un'altra volta. Secondo me avete caratteristiche personali analoghe, tu e Di Antonio. Nel senso che non è un caso che andate d'amore e d'accordo, perché con ogni probabilità siete anche molto simili caratterialmente. Io ho parlato un po' con il presidente, ho parlato stasera in diretta televisiva con te. Mi sembra di ascoltare sempre la stessa persona. Quindi evidentemente molte cose vi accomunano, e di fronte a questa situazione probabilmente per voi la cosa giusta da fare era quella che avete fatto. Sì. È così. Sì. Andiamo con un po' di messaggi. Vediamo un po' se anche qualche ragazzo della Virtus vuole ricordarsi di Super J dopo non averlo fatto con un comunicato stampa. C'è chi dà del grande a Campitelli e al Teramo, definisce ottima la campagna acquisti fino ad oggi, ci siamo rinforzati e tanto, ora uno o due attaccanti, e addirittura il nostro tifoso dice che si vola. Io sarei felicissimo se si evitassero i play-out, ma credo anche il Penso sia l'obiettivo comune. Ancora un messaggio. Il mio pensiero va a tutte quelle persone, anche il nostro, sceriffo, che sono ancora al freddo, e ai poveri anziani e bambini. Pensandoci mi si spezza il cuore, anche a noi. Abbiamo aperto la trasmissione ricordando come siamo andati in onda. Grazie comunque. Ma la punta quando arriva? Adesso vediamo cosa ci dice Marco, cosa può dirci, se ci fa qualche nome magari, perché no. E ancora un paio, ne leggiamo. Il Forlì ci mise a giro, un grande Rossi ci salvò, senza Rossi quest'anno abbiamo 10 punti in meno e non facciamo inutili paragoni. Un grosso in bocca al lupo al portiere per i suoi problemi familiari, rimarrà sempre nel cuore dei tifosi teremani. Questo è un bel messaggio, che il Forlì ci mise a giro, non sono d'accordo, però indubbiamente il pensiero a Rossi va sicuramente. Ne vogliamo leggere un altro? Finalmente una trasmissione seria e professionale, una tribuna di ospiti ove spicca Valbruni, enciclopedia del calcio di Lega Pro, sempre Forza Teramo, scrive Giuseppe Cannone. Allora Marco, le considerazioni iniziali sono probabilmente le stesse che fanno i tifosi, no? Ci sembra che la squadra sia probabilmente rinforzata in settori nevralgici, ma lì davanti ovviamente manca ancora qualcosa. Cosa ci puoi dire? Ma innanzitutto che tanto è stato fatto con 6 cessioni e 5 acquisti nel mercato, alla finestra di mercato di gennaio, non è facile. Non è facile per niente, perché qui si parla di un discorso anche a livello contrattualistico di natura professionistica, e quindi riuscire, il giocatore che è in uscita deve accettare una destinazione. Così come un giocatore che è in entrata invece deve accettare questo progetto, pur in una condizione di classifica che è oggettivamente delicata, e far arrivare 4 giocatori da una categoria superiore io penso che sia già un piccolo successo. Però altro andrà fatto, questo lo sanno i tifosi, ma lo sappiamo anche noi, lo sanno i direttori, lo sa il presidente. È chiaro che altro verrà fatto, andrà fatto e verrà fatto, perché chiaramente la squadra andava rivisitata nell'organico e si sta andando avanti lungo questo canovaccio. C'è tempo fino al 31 di gennaio, quindi ci sono altri 8 giorni fino alle 23 del 31. Era quello che se fosse stato possibile non auspicavamo succedesse, e cioè che si arriverà o si corre il rischio di arrivare al 28, 29, 30, 31 di gennaio e chiudere le operazioni lì. No, io credo che qualcosina, un altro mese. Io credo che qualcos'altro verrà fatto anche adesso. Si beneficia anche del fatto che, a differenza degli anni passati, quest'anno non si sta giocando dal 30 dicembre, quindi tutto sommato se adesso arriverà un giocatore il 25 gennaio invece che il 12 cambia poco. Perché comunque c'è la maggiore possibilità anche di verificare, di sondare meglio il mercato, perché ci sono tanti piccoli dettagli da monitorare. Il fatto di non aver giocato il 22, cioè ieri, con il Pordenone, penso sia un ulteriore piccolo vantaggio. No, sicuro. Ecco, perché comunque si dà la possibilità di implementare quella che è la rosa attuale con nuovi rinforzi, e poi il fatto che i nuovi arrivi possano integrarsi con il gruppo già preesistente, che lo staff tecnico possa conoscerli al meglio. Quindi
penso che siano elementi anche questi positivi. E adesso ci saranno 4 scontri diretti consecutivi, sicuramente molto importanti. Non ne parliamo per adesso, ne parleremo dopo. Adesso però, pur se non farai mai i nomi, ammesso che tu sia a conoscenza di tutti i nomi, apprendo dai giornali, dai, quindi non esagerare, la realtà, perché io siamo in diretta, non posso dirti quello che penso, però penso che non sia vero. E aggiungo, sì, tra i tanti nomi fatti dai colleghi della carta stampata, delle televisioni, che ne siamo un mare, anche troppi. Per te erano tantissimi. Troppi, anche troppi. Siamo anche troppi. Siamo un piccolo record. Siamo anche troppi. Detto questo, c'è un nome, non me lo fare, che non è stato fatto da nessuno e che magari può essere proprio l'attaccante sul quale si punta? Ma qui sta nella bravura dei direttori in questo caso. Ma tu te la senti di dirmi sì? Il nome sul quale Teramo sta puntando non è uscito. Ma potrebbe essere, in più reparti, potrebbe essere anche un nome che non è uscito, e penso che possa essere, se fosse così, penso possa essere una cosa positiva veramente, perché in questa fase, ad esempio, se facciamo un esempio degli attaccanti. Non mi parlare degli attaccanti che Mario ha segnato pure ieri. Sì, però non è facile trovare l'attaccante giusto nel mercato di gennaio. Non è per niente facile, perché chi ha i bravi attaccanti, il mister lo sa, il direttore anche, se li tiene, chi ha i bravi attaccanti. E quindi bisogna cercare di trovare quell'attaccante che sia scontento, che magari se la Viterbese prende Jefferson, certo, lo prende perché ha crede preso anche che San Domenico, ma la Viterbese insomma è una squadra che stare, punta, ma prende Jefferson che noi abbiamo di fatto fra virgolette scaricato per le sue condizioni fisiche, non perché non sia, anzi, sì, non un è, grandissimo non giocatore. Non è al 100% vero, non è, sì. 100%, non è così? Non è completamente vero, nel senso che comunque Jefferson ha manifestato la volontà anche di... E ci credo, no, dopo che il presidente va in televisione a dire 2 mesi prima che lo taglia a gennaio, è giusto che lui voleva andare c'è via. C'è una situazione, cioè, sicuramente... Lì ha sbagliato il presidente, Marco. C'è una situazione particolare dietro, nel senso che comunque Jefferson aveva un ingaggio, credo, abbastanza pesante. Il Teramo l'ha potuto sfruttare solamente in 8 circostanze lungo tutto il girone d'andata, e quindi come si ricordava, come hanno ricordato anche il direttore e gli altri, per Teramo tenere un giocatore a libro paga, un giocatore così importante dall'ingaggio pesante, che gioca e non gioca, abbiamo bisogno di certezze al 100% in questa fase. Siccome però penso, tanti giocatori però, bravi, poi vado a Valbruni, poi andremo in pubblicità, tanti giocatori bravi, sì, che sono passati per Teramo fino allo scorso anno e che erano considerati e non considerati. Faccio il nome di Moreo perché l'ho rimpianto, ma non perché sta facendo potresti bene a fare un altro nome che è più semplice. No, ma ancora ne faccio più di uno, perché penso a Cecchini, perché penso a Preziosi, basta, perché penso pensare a Forte, cioè, che è andato ieri al Perugia, non me lo ricordare, ma quindi, insomma, possiamo adesso io a Jefferson perso, cioè la Viterbese sta in un altro girone e quindi ci interessa relativamente. Ma vuoi scommettere che questo qua ti fa 15 partite e ti fa pure 10 gol a Viterbo? Può essere benissimo che sia, noi non possiamo prevedere, no? Nella sfera di cristallo, quindi e tutto può essere, poi, è un giocatore che ha delle qualità indubbie. Quindi... Io mando un messaggio. A chi? A te. A me. Vabbè, tu sei il mio referente. Tonino. Ma io parto da lontano. Innanzitutto è stato fatto un errore gravissimo di non riconfermare 9 giocatori su 11 dello scorso anno, perché noi abbiamo dominato il girone di ritorno tutte le squadre, compresa la SPAL. Quindi bastava prendere 2 ritocchi e noi quest'anno eravamo una delle squadre più forti del campionato. Questo vabbè, lo chiudo, purtroppo non tutto dipendeva dalla società, perché no, più di un giocatore è arrivato il manifestato interesse. Vabbè, questo lo chiudo. Ma signori miei, non sto cercando gli attaccanti, ma perché devo scrivere, faccio scrivere ogni giorno sul giornale che Croce sta sul mercato? Se è l'unico attaccante che ho, l'anno scorso ha fatto 14 gol, un attaccante che stiamo trattando, attaccanti che non hanno fatto i suoi gol, i 14 gol. Ma perché non siamo andati indietro nel pensiero e abbiamo detto sì, gli attaccanti ce li teniamo, abbiamo ricostruito tutto il centrocampo perché era il centrocampo che non serviva agli attaccanti in una maniera adeguata. Stiamo facendo degli errori gravissimi, errori proprio su errori. Cioè tu dici lì davanti con Croce, Sansovini. Guarda, Amadio. Stavamo bene, insomma, secondo sì, me. Sì, abbiamo preso Amadio, abbiamo preso Brighi, abbiamo preso diciamo tutti i centrocampisti di un certo valore.
paccolo. Ma perché non abbiamo disputato, diciamo, qualche amichevole e vedere effettivamente se Croce e Sansovini si adattavano al tipo di gioco dei nuovi centrocampisti? Attualmente lo stiamo mettendo a livello psicologico, un attaccante che ha fatto 14 gol, lo stiamo attualmente sul mercato, se arriva un altro attaccante, sul mercato, ma se non troviamo l'attaccante, questo attaccante quando va in campo non si sente protetto. Io la vedo così. È un po' il discorso fatto su Jefferson, sì, che non stava bene. Vabbè, Jefferson è però problematiche fisiche erano diverse. Okay. Però è anche vero che la società ufficialmente in una trasmissione televisiva ha detto che andrà via. Lo posso anche capire. Poi è chiaro che Jefferson se trova squadra vuole andare via. Però lo posso anche capire. Perché però, il momento in cui io presidente vedo un giocatore che lo pago profumatamente e in un mese e mezzo non mi gioca, posso io esternare giustamente. I presidenti possono tutto. No, puoi con i pro e i contro. Però io adesso non so questi attaccanti che cosa mi possono dare, perché la difficoltà sul mercato c'è. E anche sul terremoto, giustamente, come leggevo oggi. Cioè tu dici queste condizioni. Molti attaccanti preferiscono andare a Modena o a Mantova per salvare la squadra. Ma magari pure a Reggio Calabria, però, dirigente. Ci dobbiamo rendere conto che nelle 11 partite disputate il Forlì ha fatto 19 punti. Raga, questa è la 13 punti il Mantova, il Teramo, Fano e Modena 9 punti. Col Modena in salita però. Ecco, quindi 9 punti, quindi noi siamo 9 punti, una squadra in 11 partite, che sono tante, 9 punti. Quindi adesso abbiamo rivoluzionato tutto la squadra. Questo andava fatto, Giustamente, andava fatto perché i risultati non venivano. Però io adesso Croce non avrei nemmeno, dice, ne prendo un altro attaccante, sì, però Croce me lo tengo. Mi tengo Sansovini, Croce, c'ho Petrella. Un campionato. Adesso noi con la partita del Pordenone, che dobbiamo recuperare in 50 giorni, l'ho già detto e ripeto, dobbiamo disputare quasi 14 partite, sperando che la Coppa Italia ci vada bene l'8 di febbraio. Tifiamo Taranto giù, fra Taranto e Modena, penso che non vabbè, sia però dopo ci sono semifinali, quindi ci si andrà a disputare la bellezza di quasi 13-14 partite. Per cui, sinceramente, vabbè, adesso ci hanno. Fermiamoci, siamo in ritardo, ce lo portiamo, andiamo in pubblicità, rientreremo per il prosieguo di questa puntata. Eccoci nuovamente in studio. A me spiace che tante volte dietro le quinte si dicano cose che poi in diretta magari uno si mantiene un po', però capita, insomma, è così, cioè il calcio è così. Allora, a Tonino Valbruni piace Perna e a me pure. E sappi che Perna è il prossimo rinforzo del Teramo. Te lo dico io, però, non Marco. Perna, 9 campionati a Modena in Serie B. È un giocatore che fa spogliatoio. L'unico problema, forse un po', diciamo, ecco, Novellino. Anarchico. Un po' anarchico. Il Novellino e Caliendo. Novellino e Caliendo a Modena l'hanno un po', non gli rinnovarono il contratto. Oddio, questo non so se sia una nota di demerito. No, però è un giocatore. Nel senso che Caliendo non credo sia amatissimo a Modena, ce ne siamo accorti anche quando vennero qua. E Novellino forse sta facendo bene adesso, dopo 7-8 anni, però che ha fatto male. Ha superato anche le difficoltà, diciamo, quindi motivo di serietà, perché sappiamo tutti che nel 2012 fu indagato per il calcio scommesse Perna. Sì, ma stai aprendo una parentesi che toccheremo, perché sono passato in studio a dare un'occhiata a quanti messaggi abbiamo acquisito, ne sono un'altra quindicina già messi dentro, e direi anzi di leggerne 4 o 5 così come sono arrivati. Ecco, guarda che fantasia ha questo tifoso del Teramo. Fantacalcio, un possibile ritorno di Simone Pepe, la piazza lo ama, pensaci presidente. Te la senti di dire che acquisto sarebbe per il Teramo? Ma Pepe è un giocatore, Simone, che a Teramo Pepe. È un giocatore, vabbè, che a Teramo ha lasciato un bel ricordo. Teramo lo ha amato e sì, lui ama però Teramo. Però sappiamo benissimo che forse le qualità per il tipo di squadra esterno che vuole, esterno offensivo che vuole Zauri, Sansovini, Leggerino eccetera, adesso incominciano i campi pesanti. Secondo me ci vuole più un centravanti di peso. Non lo prenderesti? No, che lo prenderei. Per amore del giocatore sicuramente sì, però sappiamo tutti che, però che bella gli anni fantasia si fanno sentire, perché vedo che si infortuna, spesso, anche spesso. Sì.
Ancora qualche messaggio. Allora, ottimo consiglio quello dato da Valbruni, prendere esempio da un grande uomo di sport. Sei amato, Tonino. Ancora Micolucci, ecco, io qui mi voglio fermare un attimo. Grande esempio di professionalità, basta. Io non sto parlando di grandi esempi di professionalità o meno, perlomeno non credo di aver usato, di professionismo abbiamo parlato, perché insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto calcio professionistico, che ha sbagliato, sa di averlo fatto, ma nella vita possono sbagliare tutti. Io non credo che nessuno meriti la fucilazione se nella vita commette un grave errore, pagandone le conseguenze in primis e rimettendosi in gioco ad ogni livello. A chi ha scritto questo messaggio mi rivolgo, e non sto dando lezioni di vita a nessuno, sto solamente ricordando a questo signore che ha scritto questo messaggio che nella vita un errore possono commetterlo tutti, e l'importante è riconoscerlo, non commetterne più e probabilmente rendersi conto di aver fatto una grossa stupidaggine, questo sì. Ma condannare tanto per il gusto di condannare, per una vita eterna, io vorrei vedere chi ha scritto quel messaggio, se nella sua vita un errore non lo commetterà mai. Penso che ne commetterà anche più di uno, ma è una mia valutazione. Ancora, quali attaccanti arriveranno? Ma lui non te lo dice. C'è scritto quanti. Quanti? Beh, certo, Valbruno ha ricordato, l'abbiamo messo sul mercato Croce prima ancora che sappiamo se resta o meno, c'ha ragione. Quanti? Uno o due? Ma due, se va via Croce, se dovesse partire Croce, due altrimenti, ecco. Uno, altrimenti uno. Ancora continuano a scrivere quelle sovrimpressioni che avete visto. Allora, i vari Cini e Micolucci sono giocatori che vivono con il calcio e non possono permettersi di saltare un allenamento ed andare incontro a multe o altro. Qui credo che Cocca sia la persona più indicata a rispondere. I vari Cini e Micolucci sono professionisti che lo fanno prima di tutto per passione. E poi hanno masticato e masticano calcio, ed è bello vederli rispettosi nonostante abbiano fatto categorie molto molto più importanti. E lì abbiamo ricordato che sono stati professionisti del calcio. E sono tuttora professionisti. Ancora due o tre messaggi, due o tre. Poi vorrei vedere un'analisi tecnica del campionato. Ora finalmente una squadra con più esperienza e sicurezza. Cerchiamo di gioire ed essere fiduciosi. Grazie alla società, dice Nino. Mi sembra di vedere un certo ottimismo intorno a questo Teramo, nonostante la classifica che poi ci riporterà con i piedi in terra fra qualche minuto. Buonasera a tutti. Nei nomi di cessione non ho sentito Croce. Per caso è rimasto con noi? Ad oggi assolutamente sì. Sì, ne stiamo parlando, sì. Ma lui magari ha scritto prima. Sì. No, sì. Fra i non partenti c'è Croce, che però potrebbe partire. Ancora una domanda a Valbruni: è giusto essere orgogliosi quando un portiere che ha vinto lo scorso campionato preferisce il Teramo ad altre società? Stiamo parlando al neo portiere del Teramo. Signore, attenzione, che questo è un giocatore importante. No, un portiere importante. Tutta la trafila dell'Inter. È strano che sia venuto. No, è un giocatore che abbia accettato Teramo. No, cioè, devo dire la verità. È importante perché dico. Innanzitutto proviene da un settore, diciamo, a livello professionistico, perché questo diciamo, è nato con l'Inter. Poi è stato col Ferrar Pisalò, è stato per la bellezza di 4 anni, quindi non è che c'è stato un anno solo. C'è stato 4 anni. Quando un portiere ci sei 4 anni, vuol dire scegliere che... Teramo. E questo è... Scegliere Teramo. Dopo essere, diciamo, voler rimanere, finalmente ho raggiunto la B, ha giocato solo 8 partite, si doveva giocare il posto con l'altro portiere, e ha avuto 4 società che gli stavano dietro del valore del Lecce, del Parma. Ecco, ma viene a Teramo per una questione di ingaggio? No, lui l'ho sentito anche oggi. Spiegatemi. Mi ha fatto una bella impressione. Lui ha detto: io voglio rimettermi in gioco, io voglio giocare. Quindi mi piace il campo e io voglio giocare, quindi è per questo che mi rimetto in discussione. A Ferrara in B quest'anno ha giocato 7 partite da titolare, comunque non è che lui faceva il secondo oltranzo, voglio dire, è un portiere che ha un gran pedigree, l'Inter ha fatto tutto il settore giovanile, vedete, io non vorrei passare per essere, ha vinto 2 campionati non solo con la SPAL ma anche con la Ferrara Pisalò qualche anno fa, quindi sì. Chi mi ha ascoltato all'inizio, ho fatto un raffronto tra il portiere che va via, ragazzo meraviglioso, non si discute,
A me personalmente non è mai piaciuto come portiere, però non vuol dire nulla. È quello che arriva, e ho detto en passant, guardate che il Teramo ci ha guadagnato. Ne sono fermamente convinto, cioè sono due portieri diversi, magari questo, Rossi parerà in nazionale tra 10 anni. Succede che queste, forse queste l'ha un po' traumatizzato, questi problemi familiari, perché no, inizialmente per esempio a Forlì è stato decisivo. Sì, solo Forlì ricordo, però, no, però ti dico ricordo cosa. Più cose negative, no, che cose positive più, sinceramente portiere di non era un portiere che mi aveva convinto, questo ecco. È un portiere di questo esperienza. No, questo sono sicuro che è un grande portiere, no, c'ha la maturazione giusta per il portiere. E allora vi dico che tra gli acquisti del Teramo, secondo il mio modestissimo parere, perché poi il portiere non è solo quello che sa stare nei pali o uscire, il portiere è quello che sa guidare la difesa, che sa dare i tempi, che sa urlare, sa stare zitto, cioè quello è il portiere. Ma questo ha due qualità che e sono fondamentali. E questo secondo me è un portiere, fra i tanti acquisti il miglior acquisto io per me visto, è il portiere, questo ve lo dico oggi. L'ho visto giocare contro lo Spezia da titolare, dove la Spalla ha vinto la gara. È stato decisivo, perché è stato decisivo in alcune parate importanti. Oh, a proposito, la Virtus ha un nuovo portiere, poi ce lo rendi noto e ce ne parli. Quindi l'ho visto, non sbaglia un'uscita, poi sai, non sbaglia un'uscita, ed è importante soprattutto perché sa giocare con i piedi. Io sono molto più tranquillo stasera nell'ascoltare i giudizi positivi di Tonino Velbruni sugli acquisti del Teramo. Sì, no, io sono molto più tranquillo. Ricordare anche un attimo, insomma, Francesco Rossi, ho avuto modo di sentirlo anche oggi, un grande professionista, veramente una grande persona. Ma che mi tu sappia si accaserà o si ferma per qualche tempo? No, lui torna all'Atalanta e credo che farà il terzo portiere nell'Atalanta, è veramente una persona per sempre stare molto vicino a casa. Esatto, per i problemi familiari che purtroppo sono in corso in questa stagione, però mi piace ricordarlo per la sua grandissima cortesia e professionalità, veramente è vero, una bravissima un persona, un ottimo atleta, secondo me un buon portiere, lascia un ricordo assolutamente positivo, sì, e gli auguro il meglio. Su questo nulla, veramente nulla da dire. Andiamo con due o tre messaggi, poi nell'ultimo impegno commerciale andiamo a chiudere questa trasmissione. Forse la Virtus, dice questo signore, manca un uomo come Valbruni, ed è una riflessione che facciamo nostra. Una domanda a Marco: il Teramo si sta muovendo per l'attacco, sì o no? Paolo, sì. Assolutamente sì, credo che il direttore sportivo Alec Boll stia perdendo un po' di anni da quando è a Teramo. Oddio, è giovane, può perdere qualche anno. Sì, sì, è sotto pressione, ci tiene a fare molto bene, secondo me riuscirà, oltre a aver fatto arrivare qui giocatori di categoria superiore, giocatori importanti, riuscirà ad esaudire le richieste dello staff tecnico anche in attacco, sono sicuro di questo, ma tutti stanno lavorando veramente alacremente per rinforzare adeguatamente la squadra e, se mi permetti, anche per donare magari un piccolo sorriso ad un territorio davvero estremamente martoriato come quello, come il nostro, che ne ha bisogno, e che ne ha tremendamente bisogno, perché si fa un po' fatica magari a parlare di calcio stasera. È vero. No, di fronte a queste problematiche molto più stringenti, molto più attuali, però questo è un contenitore sportivo, giustamente. Marco, se ne parla. Sono onesto nel dire che fosse di peso da me, io poi mi confronto con i miei colleghi, quindi anche se passo per essere quello che non sono, alla fine mi confronto e prendiamo le decisioni assieme. Io non sarei andato in onda stasera, perché anch'io, come tutti, stiamo vivendo una situazione difficile. Però la maggior parte dice il calcio rappresenta anche un po' un antidoto ai momenti negativi. Probabilmente è vero, la gente ci sta seguendo nonostante tutto, e allora forse abbiamo fatto la scelta più giusta. Permettimi di dire anche 10 secondi, la società cercherà anche di essere vicina con qualche iniziativa a queste persone che sono in difficoltà. Ci stiamo pensando anche oggi con il nostro, anche addetto marketing, Marco Volponi, ma con tutta la società sicuramente faremo qualcosina, qualche iniziativa per essere ancora più vicini a chi in questo momento sta soffrendo, e ripeto, sperando di poter donare presto un sorriso in campo con qualche risultato positivo. Bene, allora ancora due messaggi, poi rientriamo con il direttore generale della Virtus. Forte ha segnato pure stasera, mamma mia, nell'esordio col Perugia in Serie B, ho detto tutto, hai detto tutto, sì. Questo fa gol sempre, Tony. Beh, ma perché? Solo a Teramo non ha fatto gol. Lì è lo stesso. Esordio in B e gol. No, lo stesso discorso, Walter. Lo sapevi? Attualmente, no, non lo sapevo perché ero qui. Attualmente, l'abbiamo appreso. Gli acquisti del Teramo sono importanti.
Io personalmente un mediano, perché il mediano è fondamentale per il termine, perché sia Amadio sia Baccolo, Amadio vabbè c'è quel passo eccetera, Baccolo è un trequartista, non è un centrocampista che interdisce. No, il suo ruolo è più proprio mezzala. No, però no, trequartista, posso... c'è un'intervista sua lui... che io sono un trequartista. Come Carraro? Lui dice come io sono Carraro, perché Carraro è un trequartista. Under 16, lo voleva far giocare, Tadino fa un po' di anni. No, Spighi è quel tipo di giocatore che racchiude un po' le caratteristiche del mister, poi lo vedrà. Un po' più, sì, un po' più interditore. Che sono le caratteristiche. Spighi che viene dalla spalla. Spal, poi si vedrà poi in campo. Ha qualche dubbio? È un interno. Ancora un messaggio, ancora uno, poi andiamo in pubblicità. Acquisito, lo leggiamo. La coerenza e il coraggio di portare avanti i propri valori non valgono 100 salvezze. Forza Virtus, il tempo sarà galantuomo con te, non molleremo così facilmente nella difficoltà a testa alta. Scrive Felice Vecchione, che non ho il piacere di conoscere, probabilmente è il nostro psicologo, ed è un grandissimo professionista. Tutto il movimento della polisportiva ha la fortuna di poter entrare in contatto con una persona del genere, che non lo ha detto sicuramente di parte, ma perché comunque anche lui sposa i nostri valori e per questo fa parte del nostro gruppo. Allora, ci fermiamo per l'ultimo impegno pubblicitario, poi tornata conclusiva. Volevo ringraziare Walter per averci fatto passare un'ora e mezza di spensieratezza dai problemi che abbiamo. Io ringrazio te. Pubblicità. Eccoci nuovamente in studio e si raccontano e si narrano. Chissà se riusciremo un giorno a mandarvi in onda tutto quello che accade durante la messa in onda della pubblicità, perché veramente molte cose vengono fuori da lì. Allora, tu mi annunci il nuovo portiere che io ho visto parare ed è bravo, però vorrei che potessi, se puoi, annunciarmi dell'altro, perché insomma devi muoverti abbastanza. Sì, siamo abbastanza impegnati sul fronte mercato, stiamo valutando anche situazioni di giocatori che non sono locali, anche per ovvie ragioni di fare la scelta giusta. È arrivato il portiere ex Monticelli lo scorso anno, Di Nardo Roberto, 95, quindi anche diciamo giovane. Bravo. Sì, abbiamo visto due allenamenti, comunque abbiamo avuto delle buone referenze. Poi comunque ha giocato in Serie D, quindi è penso una persona giusta in questo momento. Ed è l'unico movimento ufficiale che puoi dirci? No, ovviamente ci saranno altri movimenti sia nel reparto difensivo che di centrocampo che in avanti. In avanti è praticamente da fare da capo? Sì, perché abbiamo attualmente Cini e D'Egidio. Chiamiamoli così. Abbiamo Cini e D'Egidio, quindi dobbiamo rimpiazzare. Pallini è andato via, Biglicelli è andato via, insomma. Non ci dimentichiamo che abbiamo anche... insomma una buona rosa di giovani, quindi comunque l'obiettivo della Virtus è comunque valorizzare sia giovani nostri che anche giovani che comunque adesso mandiamo in onda la classifica del campionato di eccellenza, e non voglio ascoltare Roberto che giustamente ci crede e deve crederci, voglio ascoltare Valbruni, perché Valbruni sa che la Virtus intanto deve recuperare una gara, no? Sì, con la River. Con la River, sa della situazione attuale della Virtus e guarda questa classifica. Sarebbe preoccupatissimo alla luce di questo quadro generale che stiamo sviluppando stasera per questa classifica? Ma ci sono diciamo 50 probabilità positive, perché i giocatori che sono rimasti sicuramente daranno il massimo, perché punti dall'orgoglio che molti sono andati via daranno il massimo per cercare, se sono rimasti è perché credono in questa salvezza, e nello stesso tempo si giocherà tantissimo in queste partite, perché adesso domenica non so se si giocherà o meno, c'è la partita con il Martinsicuro che ha conquistato la vetta adesso, quindi... Però è da fissare la data di recupero di quella giornata, La più immediata sarebbe stata la gara da dover recuperare mercoledì prossimo, che non viene recuperata. Non viene recuperata, però dopo c'è il Martinsicuro. Alla ripresa del campionato traslano le giornate di campionato, vengono recuperate? No, quello, dovrebbe traslare. Quindi c'è il Martinsicuro, poi ci sono due partite fondamentali
che si chiamano San Salvo, un'altra squadra abbastanza forte, Fase Galante, in due, però due partite esterne che si chiamano San Salvo e Penne, dove e poi c'è la partita col Miglianico, altra squadra quintultima, che sarà decisiva come il recupero con la River. Quindi in questo mese la Virtus si giocherà tantissimo per la salvezza, perché se poi si incomincia, mentre il Morrodore adesso piano piano sta in crescita dopo la vittoria col Capistrello, è andato, diciamo, momentaneamente fuori da questa classifica, con la River che è 23, il Penne che sarà la partita decisiva, quella di Penne sarà decisiva per loro, perché meno due punti, va bene, sono stati già tolti 11, per cercare di riagganciarsi tenteranno di vincere la partita. E quindi adesso in questo salvezza mese, possibile, la salvezza è possibile perché sono rimasti tanti giocatori importanti. Io penso, concludo da quello che penso, qualche giocatore non si è presentato, questa è la mia idea personale, perché forse avevano qualche fondo allenatore che è arrivato, perché mi sembra che stava alla Torrese e molti giocatori stavano con la Torrese. Non lo so questo. No, escludo questo perché il questo mister è stata la mia, non lo so. La mia idea potrebbe essere anche sbagliata. Sempre un errore sarebbe stato, Sì, è stato sicuramente un errore quello di mettersi di traverso alla società, ma dove sta scritto, insomma? No. Fammelo dire alla terra mano. Sì. Cioè, Robè. Preparatissimo comunque, fantastico. Un'enciclopedia vivente. Quindi con Marco ho fatto la missione. Preparatissimo. Lo escludi? Assolutamente sì, no? Non, ormai è andata. Guardiamo avanti, dobbiamo andare oltre, dobbiamo sicuramente guardare le partite che arriveranno. Sono partite toste dove possiamo fare la differenza. Metteremo dei giocatori di categoria, abbiamo un allenatore di categoria che comunque riuscirà anche a prendere il buono che ha lasciato Capitanio dall'anno scorso e quest'anno, perché ripeto, ci sono ancora giocatori, abbiamo giovani interessanti come Maradona. Mi piacerà ascoltarlo Spani, la settimana prossima, lunedì prossimo. Sì. A proposito, poi vi preannuncio un ospite particolare per lunedì. E quindi non ci tocca che fare bene e salvarci. Bene, in bocca al lupo più di sempre. Adesso a Marco De Antonis, più che a me, io mi giro quando comparirà la classifica di Lega Pro, perché loro saranno oramai uomini di calcio, io faccio parte di un calcio che non c'è più, e quindi quando vedo questi numeri mi impressiono, quando penso al campionato mi impressiono ancora di più. Non mi faccio trarre in inganno da quella partita in meno, perché quella partita in meno va giocata contro una squadra che ha qualcosa come 22 punti in più del Teramo, quindi vale molto di più del Teramo, e ipotizzo che magari non la perda. Mi prendo un punticino Valbruni col Pordenone, io alla Valbruni io magari, me lo piglierei un punticino, e sono a quota 20. Insomma, bella non è, ma impossibile nemmeno. Marco e poi Tonino. Ma sì, è chiaro che bella non è, ma impossibile nemmeno. Bella non è, però ci sono tanti punti a disposizione, ci sono 17 partite da disputare. C'è Modena-Teramo sabato prossimo. Poi ci sarà Teramo-Sant'Arcangelo e poi ci sarà Fano-Teramo e poi ci sarà Teramo-Sud-Tirol. Quindi sono quattro partite, quattro scontri diretti consecutivi davvero di vitale importanza, perché bisogna certamente cercare di quantomeno di non perdere ulteriori punti, insomma, da chi ci precede. Ma considerando poi il calendario, quello che ci propone, cioè in casa affronteremo 5 delle prime 6 squadre classificate, appunto, è chiaro che tu in questo poker di gare devi fare punti, devi muovere la classifica per punti forza tanti, di cose, volente o nolente, metterci l'anima, tutti quanti, società, squadra, pubblico, unirsi e cercare veramente di fare il massimo, perché questo è un campionato che sta dimostrando essere forse ancora più duro di quanto si prospettava in estate. Sicuramente magari qualche errore c'è stato, questo è ovvio, però la società adesso sta cercando di mettere riparo, sempre pensando naturalmente al bene del Teramo Calcio, sempre cercando di fare qualcosina di meglio. Io tiro fuori la Maceratese, perché secondo me la Maceratese si salverà,
e riavrà anche uno o due punti dei tre di penalizzazione. Quindi in questo momento la Maceratese io la tiro proprio fuori dalla lotta al vertice, dalla lotta per evitare Sud Tirol in io giù. Dal Sud Tirol al Mantova considero il Fano oggi la squadra più debole. Valbruni, correggimi. Ecco, da Sud Tirol a Mantova ci sono le squadre, le quattro squadre che su sette dovranno evitare i play-out. Valbruni è d'accordo? Ma io dico subito che il Fano... Poi se c'è da cancero crolla, il Fano meglio. È in piena crisi, tanto più che dopo l'acquisto di Fioretti, diciamo, è stato espulso domenica, per cui... Campione, per doppia ammonizione. Un campione, dico, l'esordio sì. Con espulsione. L'espulsione, sì. Spettacolo. Che è un lontano per doppio ricordo, giallo poi. È un lontano ricordo con la Correggese quando fece, diciamo... 36 gol. Col Gavorrano fece 39 partite, 36 gol. Io dico che il Mantova è in crisi, perché forse è una delle società che non ha fatto acquisti importanti. Il Fano. Quel Quadri me lo prenderei. Attualmente è in quadri, il Teramo purtroppo. Spero che faccia. Si giocherà tutto in questo mese, sia l'ingresso eventuale nella Coppa Italia con l'Ancona. E sia eventualmente deve prendere 6 punti con la Sant'Arcangiolese e con il Sud Tirol, 6 punti, e in più dovrebbe prendere almeno 2 punti tra Pordenone e Mantova. Beh, altri 2 punti. 8 punti, 8 in più, punti cominciamo a respirare. Nel senso, si migliora una classifica nelle 4 gare, si migliora una classifica che ti di permette di giocare meglio dopo, sì, più tranquillo. Ti mette meno... 8 punti. E ne abbiamo fatte 9 in 11 partite. Se ne facciamo 8 se in 4, facciamo... brindiamo a champagne. Brindiamo, ci rimettiamo in gareggiata. Giocatori importanti, giocatori che ha trascinato Perna, ha trascinato la Maceratese. E si vede, la Maceratese, se va via Perna, è una pedina fondamentale. Perché... Ma la Maceratese ha una buona società adesso. Sì, però ho notato che a Teramo Perna è stato... giocatore più importante, quello una che ha vinto la partita da solo. Sì, sì, è vero. Da solo l'ha vinta. Per cui, diciamo, perdendo Perna, vabbè, a parte la Maceratese, abbiamo diversi, troppi scontri fuori casa, quindi ci vuole una squadra cattiva, una squadra, perciò io parlavo del mediano cattivo, sperando che questo Brighi sia l'elemento giusto per Spighi. Ci dobbiamo imparare i nomi, Donnie, sì. Bacco, beh, Spighi, no, questo, no, ancora questi siamo qua. Però questo Spighi, d'altra parte, ha giocato, diciamo, a livelli alti, quindi è un giocatore che l'anno scorso 20 partite con la SPAL, con una squadra che ha vinto il campionato, quindi era uno dei titolari sempre. Adesso io seguirò Peterman con la Carrarese, va bene? E ve lo dico oggi, me lo seguo con la Carrarese, perché secondo me... Tanto si gioca in giorni diversi col girone A, quindi puoi seguirti sì, tutto il campionato della Carrarese. E aggiungo pure che è un giocatore che aveva ancora bisogno di ritrovare la piena condizione fisica, ma se avessimo avuto una situazione di classifica migliore, tale da poterci permettere di schierarlo quasi sempre nell'undici iniziale, signori, vi dico che Peterman, lo dico oggi, quindi in momenti non felicissimi per lui, è un gran giocatore. Consentitemelo solamente di ricordarlo. Poi finisce qua e adesso vediamo che cosa farà anche lui a Carrara. Il bello è questo, forte che a Teramo è, ha segnato pure all'esordio. Perché in B. Poi adesso hai capito? Valder, sai che succede? Tony, abbiamo finito. No, io con te devo fare le trasmissioni come fanno i miei colleghi, succede? tre ore e mezza. Che adesso tu giocherai la partita in casa, la partita di recupero, la partita la domenica, la partita della Coppa Italia, la partita la domenica, quindi giocherai 6 partite nell'arco di 15-20 sì, sì, sì. giorni. Sarà un quindi, calendario ravvicinato. E poi bisogna anche dire che non è stata, mi sembra, sabato non si gioca, aveva chiesto il termine. No, infatti c'è una cosa da dire, si gioca sabato o domenica? È stato confermato domenica alle 14:30. Perché c'era Sassuolo. Ma che ce ne frega di Sassuolo Juventus? Cioè, quelli stanno in A, noi stiamo in Lega Pro. Però l'ordine pubblico. Ma domenica 14:30. Voglio anche dire che il recupero col Pordenone non è stato ancora stabilito. Fissato, quindi al momento si giocherà quindi il 29 a Modena, poi giocheremo la prossima partita in casa con Sant'Arcangelo e poi avremo la Coppa Italia con l'Ancona il mercoledì 8 di febbraio. Brutto, perché affrontando adesso il Pordenone è andato a fare un ritiro
spirituale vicino, no, vicino Venezia, vicino Venezia di 7 giorni, ha fatto un richiamo, che quello è Tadino, è bravo, Tadino ha detto che non ha sbagliato un solo allenamento la sua squadra, ricordatelo, sì, Tedino, non una sola partita, gli uscirà dopo, gli uscirà dopo il lavoro, speriamo dopo la partita, dopo la partita, no, speriamo, da quella partita in poi che speriamo le vincessero sì. Tutte, che ce ne fregano. Allora, due cose in conclusione. Intanto i ringraziamenti a Tonino Velbruni, grazie. A Roberto Cocca, tu hai bisogno di un in bocca al lupo almeno tanto quanto quello del Teramo, almeno che tu ti devi muovere sul mercato adesso, non vorrei essere nei tuoi panni. Crepi. E a Marco De Antonis, come grazie sempre, a voi. Gradito a voi. Ospite. Allora, due cose: domani basket è con Lorenzo Mazzaufo, con Daniele Tomasello del Teramo Basket, Giovanni Fattori del Roseto, il collega Andrea Costantini di TV6, un ospite del basket, spero sia Piero Millina che stiamo rintracciando, del Campli Basket. Fatemi dire una cosa bellissima legata al Campli Basket, che in questi giorni, avendo un paese martoriato dal terremoto soprattutto, ma dalla neve soprattutto, ma anche dal sisma, praticamente non può allenarsi. È costretto a farlo girovagando fra Giulianova, Alba Adriatica, Roseto, la squadra tutta tranne David Petrucci, che è sposato a Campli e quindi ha moglie e figli a Campli, è alloggiata fra virgolette in case private di ex atleti del Campli o di amici dei giocatori del Campli. Alcuni stanno a Roseto, altri sono ospitati a Martinsicuro, a casa del presidente. Altri, tipo Millina, credo sia ospitato dal nostro amico Ernesto Ciafardoni. Insomma, una situazione bellissima in un Abruzzo che sa confermare di essere veramente vicino a tutti nei momenti difficili. E quindi un occhio particolare per il Campli in questi prossimi turni di campionato glielo vogliamo riservare. Spero che Piero Millina faccia parte di questo ventaglio di ospiti con Donatella Gramenzi, che ci parlerà di pattinaggio artistico. E poi vi preannuncio la presenza di Marcello Di Giuseppe lunedì prossimo a Supergol. La preannuncio con largo anticipo perché vorremmo poter capire oggi cosa fa, di cosa si occupa, cos'è stato, ma soprattutto cosa sarà nel suo futuro. Ricordatevi che in tempi non sospetti in questa trasmissione ho detto: nella vita si sbaglia, guai a chi non sbaglia mai, perché non esistono persone infallibili. Grazie a tutti, con Supergol a lunedì.